Ragazzi, buon modo degli e bentornati al capitolo su Genshin Impact. Mamma mia, il godo! Ragazzi, è passato pochissimo per me dalle ultime registrazioni incredibili di Genshin Impact, dove ho fatto la trilogia del godo, e ne approfitto per ringraziarvi di cuore per il successo che ha avuto la trilogia del godo su Genshin Impact. Ragazzi, vi ringrazio, che il godo sia con voi, incredibile. Detto questo, incredibile, potevo io non registrare un altro video di Genshin Impact incredibile, che però voi vedrete probabilmente non la prossima settimana, ma probabilmente la prima settimanella d'ottobre, perché ci sono un po' di video che devo far uscire sul canale, perché vi ho fatto uscire la trilogia del godo molto vicina, perché appunto vedevo che vi piaceva tantissimo. Però mo questo video uscirà tra un po', però tranquilli che Genshin Impact non mancherà mai su questo godoso canale. Più che altro, sinceramente, io sapevo che usciva il personaggio nuovo della seconda parte della 5.0, quindi io sapevo dell'uscita di Kinich, però non avevo pensato che l'Abyss si resettava e l'Abyss era già nuovo. Cioè, letteralmente meno di un mese fa vi ho fatto il video sull'Abyss della 4.8 e già c'è l'Abyss della 5.0. Vi faccio una domanda incredibile: ma ricordo male o l'Abyss si resettava tipo per due o tre volte con lo stesso Abyss? Quando mi si è resettato l'Abyss, non ci stavo pensando che dovevo fare un video, perché pensavo fosse l'Abyss della 4.8 con il tizio Golem Gio e il tizio Hydro, no? Poi vado un attimo a vedere e dico, com'è diverso il piano 9? E allora ho detto, ferma, allora hanno resettato l'Abyss. Sono andato a leggere e hanno resettato l'Abyss. Quindi questo è l'Abyss della 5.0. Io spero però rimangano con il format di lasciare lo stesso Abyss per almeno due patch, per poi cambiarlo, perché se lo cominciano a rifare uno ogni patch, ragazzi, mamma mia, si arriva già agli Abyss difficile, e poi per me è dura, ragazzi, perché vi ricordo l'Abyss della 4.7 è stato infernale, ragazzi. Però, incredibile. Allora io sono indeciso se iniziare subito provando Kinich o iniziare dall'Abyss. Sai che vi dico, proviamo Kinich. Sinceramente non so a questo punto quanta gente non abbia Raiden, perché insomma è un arco formidabile, un personaggio che uso da quando l'ho droppata, la uso sempre in Abyss, ragazzi, adoro Raiden in ogni sua forma, colore e dimensione. Però non so in quanti summoneranno appunto Raiden o preferiranno Kinich, perché a quanto pare Kinich, come Mualani, sembra essere fortissimo. Ho visto delle gif su Twitter di lui che critta per 1 milione di danno dentro. Ragazzi, cosa stanno facendo con questi personaggi di Nathal? Io non ne ho idea. Mualani è rotta, per quanto ripensandoci ho fatto bene a non summonarla, perché faceva del danno assurdo quando crittava. Però la mossa dello squalo sus non mi piaceva, perché molte volte non andava lit, quindi sus. Questo pure è molto figo, ma ha una meccanica che non mi piace, cioè la sua caratteristica è che dovrebbe avere tipo un grab pack, che lui si appende al nemico e gli dà dei colpi incredibili, tipo il terzo dovrebbe hittare tantissimo, e poi c'ha la ulti col drago sus. Tra l'altro lui è doppiato, se non sbaglio, da Sasuke e il pupazzetto da Naruto, se non ricordo bene, ve l'avevo detto pure nella reaction di Nathan. Non mi fa impazzire, capito? Quindi io skipperò anche lui e sicuramente, ragazzi, ve lo dico, ma mi sa ve l'avevo già detto, summonerò per il personaggio da 5.1, cioè la Mammy Leopardona, mamma mia, ragazzi, che è di una waifuaggine incredibile. Poi, ragazzi, è rotta, cioè se vi leggete il suo kit, lei buffa tutte le reazioni dei team di non so quanto, danno elettro, Gio, ghiaccio, la puoi mettere dappertutto ed è una Mammy incredibile, quindi quella la summonerò incredibile. Proviamo Kinich e poi ci facciamo l'Abyss. Vai, ragazzi, vai. Ah, tra l'altro lui, la sua mount dovrebbe essere il fatto che si appende come quella creaturina verde, no? Tra l'altro lui mi ricorda un po' Zhao versione Nathlan. L'altra caratteristica di lui è che lui funziona solo nei team Burning, quindi la reazione Dendro più Pyro, che vi avevo detto che lo facevano così, era palese. E poi l'altra caratteristica sus è che secondo me questi personaggi di Nathlan sono tutti rotti, ragazzi. Cioè, se Mawika sarà rottissima, dicono sarà un support, e che mi pare, non so se è confermato, ragazzi, ovviamente sono i leak che non si leggono, però qualche cosa si legge ovviamente. La sua mount dovrebbe essere una moto, perché infatti lei è vestita da motociclista, e quindi alla sua mount è una moto. Allora, intanto vorrei capire come funziona il grab. Beh, diciamo che non è proprio una mount, o l'ho usato male io, ma lo posso usare in continuazione? Ah no, ne posso usare due, poi si resetta, vabbè. Diciamo che a livello di movimento Mualani è molto meglio. Proviamolo su un nemico. Ma va bene, è fighissimo! Non è come l'avevo immaginato io! A parte che sembra Mega Man, non so in quanti di voi si ricordano Mega Man. Praticamente lui usa il grab pack, si appende e poi comincia a sparare col blaster alla mano tipo Mega Man. Più che altro io a dentro sono messo veramente male, ragazzi, perché... Ah, pure l'attacco caricato unico! Figo. Allora, proviamo a fare un po' di combo sus. Vai! Ok... Non sta facendo però del danno assurdo.
Sto sbagliando io? Ah no, ecco, qua è arrivata una hit importante. Perché tu prima devi caricare con colpetti piccoli e poi fai il colpo grosso. Ah, ho capito adesso. Fammi provare. Mega colpo. 87.000. Mega colpo. Ok ragazzi, ammetto che è veramente figo. Ok, ritiro tutto quello che ho detto. È molto molto figo. Non ho provato la ulti. Riproviamo ancora, ancora ragazzi, ancora. Ammetto che è più spicy del previsto. Proviamo la ulti. 74.000, 151.000, 89.000. Ok, la ulti non mi pare che fa un danno assurdo. Riproviamo, però si carica tu subito. Wow. Allora, ammetto che è originalissimo come combattimento. Per quanto mi riguarda, è molto più interessante di Mualani. Mi piace che cambino gimmick questi personaggi. È veramente figo, ragazzi. Mi piace tantissimo, molto Mega Man, mi piace. Col blaster gigante, carichi colpi. Sono meccaniche nuove e originali che nessun personaggio ha, quindi è normale che provo questa sensazione sus. Però ho trovato molto più fluido il suo combattimento che lo squalo di Mualani. A meno che la sua ulti non gli buffa il danno, è molto meglio la ulti di Mualani. L'elemental skill è superiore a questa di Kinich, secondo me. Detto questo, ragazzi, Abyss time. Vediamo che ci nasconde questo Abyss sus. Vai. Allora, piano 11, amici, cosa ci sarà di nuovo? Immagino creature di Natlan, ipotizzo, vediamo un po'. Allora, primo piano Tower Defense, va bene, e ci sono i nemici di Natlan, quelli d'acqua, quelli Gio e quelli Dendro, e sotto c'è un Ruingard. Ok, sopra mi stai facendo capire che ci sono andati di National, con Casua li distruggiamo. Hanno messo solo creature di Natlan, vedi, il cosino verde di Natlan, i funghi, sotto, ah, i coccodrilloni hanno messo, ragazzi. Vi prego, in nome del Godo, lasciate le Consecrated Beast di Sumeru lontano dagli Abyss. Soprattutto mai più la combo Pantera, Dendro e questi d'acqua. Vi prego, incredibile. E nell'ultimo, altri nemici di Natlan, rocciosi e cavaliere che combatte con la spada tipo Arlecchino, va bene. Sopra ci andiamo proprio classico National e sotto vi direi Raiden. Facciamo Raiden, Naida, Yelan e Kubi alla grande, proprio easy easy. Allora, vediamo un po', Tower Defense 11 nuovo, vediamo un po', va? Allora, mi preoccupa solamente che il danno che fanno questi cosi alla torre, ma... Ok, ok, va bene. Per adesso niente di straordinario. Ok, va bene, così cerchiamo di usare la ultimi cavo in continuazione. Ok, vabbè, mi sa che abbiamo stravinto qua. Ok. Ah, quello c'ha il bazooka, amico. Ok. Vabbè, direi easy. Questi sono molto più facili, ragazzi, ve lo ripeto, perché loro si rendono conto che con il fatto che con Natlan arriva tanta gente nuova, non si possono prendere il lusso di fare Abyss difficili, ma vedrete voi. Dategli qualche altro Abyss e ne metteranno uno di una difficoltà mostruosa, come hanno fatto per tutte le patch passate, ragazzi. Piano 2 dell'11. Ah, ok, ci sono i nostri amici sus. Ah, solo 3? Ok, volevo aggrarli un pochino. Ok. Facciamoli scoppiare. Ah, vabbè, hanno fatto come l'altra volta che li mettono insieme, vabbè. Cioè, li mettono divisi, scusate, non insieme. Toast. Quelli Gio. Certo ragazzi, io ve lo ripeto, Casua rimane uno dei migliori personaggi della vita in questo gioco, ragazzi. È proprio... Casua non ha veramente senso. Io dico che non faranno mai più un personaggio come Casua, perché il gioco lo si romperebbe ancora di più. Perché da c'è un personaggio a Natlan che si vocifera sarà Anemo e potrebbe essere Sus, però io non credo mai nella vita faranno un personaggio rotto come Casua, ragazzi. Casua è unico nel suo genere. Non ha veramente senso Casua. Ha crittato per 89.000 Shinshu, mi pare, eh? Ho visto bene? Comunque quella era veramente facile, ragazzi, niente da dire. Ah, solo una? Ok. Quanto mi mancava il top, amici? Con i suoi danni che non hanno senso. Ecco qua. Non volevo usare minimamente la ulti.
era per tenermela dopo. Ragazzi, le creature di Sumero non hanno veramente senso. Io mi auguro che non le mettano nel piano 12, ragazzi. Va bene. Per un attimo mi era preso il dubbio che questi qui avevano la Hyper Armor l'altra volta, invece non ce l'hanno, vedi. Perché se hanno Hyper Armor non li puoi aggrare, erano un po' come i nemici di Inazuma appena messi e poi li hanno nerfati e hanno detto no, forse è meglio che non possiamo depotenziare così tanto caso. Lasciamoli così incredibili. Questi mi piacciono tanto, questi slime scusso. Dove è andato? Vabbè, voleva provare a scappare ma non c'è riuscito. Ah, ma è unica questa qui, non è quella di Arlecchino, ragazzi. Scusa, ho detto una cavolata prima. È di questi qua della gang nuova di Natala, mi piace. Dico. Gli hanno dovuto mettere la gimmick che scappa con lo squalo tanto per farti perdere più tempo, vabbè. Pensa averceli al piano 12 che c'hai un minuto di tempo e questi cominciano a scappare così, ragazzi. Vabbè, lasciamo perdere. Non ci pensiamo. Allora, piano 12, primo piano. Allora, hanno messo i Fatui con due tizi di Inazuma e sotto quello d'acqua, una tipa di fuoco e un Ruingard. Molto random questa cosa, devo dire. Ah, ok, sopra il boss di Sumeru, quello che subisce danno elettro. E sotto Magu Genki e un Black Serpent Knight. Va bene, particolare. Il dinosauro paffutero di Natra che soffre il fuoco perché gli fai scoppiare le uova. E sotto un Perpetual. Allora, è strano questo Abyss, posso dirlo? Sono nemici random. Facciamo il team di Nuvilette sopra, che l'altra volta ci è andato bene, ci ha fatto fare un sacco di stelle. E poi facciamo National sopra. Proviamo. Ok. Facciamo la Uzi. La Uzi di questo. Ok. Cerchiamo di purgarlo subito. Ok, molto bene. Ok. Forse non è detto però, aspetta. Ok. Oh, che morto. Ah, non so se riusciamo a fare 3 stelle al primo try, eh. Lo dico sinceramente. Ho perso troppo tempo sotto con quel Fatui di ghiaccio che mi ha congelato 2 volte. Vanno a venire in mente l'Abyss 4.7 con queste. Non lo farai, tipa. Ok, vediamo un po' se ci riusciamo a fare 3 stelle, eh. Questo fa un male assurdo, devo stare attento infatti. Ok. Ragazzi, qua mi sa che è dura, eh. Dobbiamo usare tutte le risorse per provare a fare questo, eh. Ok. Proviamo a ricaricare un pochino. Ok, vabbè, l'abbiamo fatto. Volevo provare a ricaricarmi un pochino la ultimate di Shanglin, però va bene. 3 stelle al primo piano, easy. Ora, secondo me, non credo non riusciremo a fare le stelle perché abbiamo tutto scarico. A meno che è proprio una cavolata, vediamo un po', eh. Ok. 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 Questo mi preoccupa un po'. Ah, però no, che stupido, c'abbiamo Cookie che può fare un po' di danno elettrico. Ok. 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 Vediamo un po'. Dai. Dai che vuoi provare a mettere questo?
Dai. Grande. Senza che mi colpisce. Dai, molto bene. Dai, meno male che c'era Cookie con l'anellino sus. E in realtà il Makuken non è un problema, è che ci abbiamo tutto scarico. Però forse questa è fatta apposta, perché ti permette di ricaricarti un po'. Ok, questo è andato. Io la correggerei sta cosina che col Maku Genki non puoi iniziare a colpirlo subito, Ok, ti vado. Dai, ora via. Vai, 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 corri, corri, vai, veloce, veloce, veloce. Ok. Mi ha fatto la finta? Ok, cerchiamo di ricaricare un attimo. Dai, fortissimo. Ok, dai. Qui non so se riusciamo a fare 3 stelle, perché non so quanto è debole all'acqua questo boss di Natlan. Magari è debolissimo, io non lo so, Vediamo un po'. Ma secondo me si è potenziato tantissimo. Infatti, non immaginavo. Ok. Ok. Dai, non è andato male. Ok, scappiamo. Ok. Dai. Dai. Devi interrompere il nubiletto, però ce la dovremmo fare. Ok, vai. Perpetual sotto e dovremmo aver fatto 3 stelline subito. Dai. Dai, dai, dai. Dai. Alla grande. Sei bloccato? Ok, vai. Dai. Grande Raiden. Io vi ricordo, ragazzi, che la mia Raiden non è mai nella vita una delle Raiden più forti del mondo. C0 non ha la sua arma. E che io la adoro veramente, Raiden, da morire. Personaggio incredibile. Ragazzi, veramente uno degli abis più facili della vita. Prima rotazione, 36 stelle. Ragazzi, veramente super facile. Approfittatene a farlo, perché sono gemmine gratuite, incredibili. Ragazzi, abbiamo la bellezza di 313 pull, ragazzi, che userò per la Leopardona Mammy e per il Baron Arconi. Noi a questo punto ci rivediamo probabilmente direttamente nella 5.2 con la Mega Leopardona, le summon sulla Mega Leopardona, la proveremo e vedremo che succederà incredibile. Sicuramente cercherò di portarla su di livello, non come Clorinda che ancora la devo portare su di livello, ma come sapete, ragazzi, purtroppo devo recuperare un sacco di cose a Genshin. Però come vedete, piano piano sto recuperando tutto quanto, più o meno come su Zelda Zone Zero e su Wuthering Waves, ragazzi. Vi ho fatto uscire tutti i video vecchi e adesso torneranno i video classici, uno di ogni gacha per fase di espansione. Quindi esce la, che ne so, la 3.1, vi faccio un video sulle due parti della 3.1. Più che altro perché, ragazzi, ho dei video da fare veramente lunghi e ho bisogno di giorni di registrazione intensa, incredibili, perché ci saranno dei grandi ritorni e serie nuove incredibili che voglio provare a portare sul canale. Ragazzi, detto questo, che cose con voi e ci vediamo prossimamente su Genshin Impact e tanti altri giochi incredibili. Alla prossima, wow!